Ciao ragazzi, come va? Come state? Sono tornata, avete visto? Sono qui per darvi degli aggiornamenti e per concludere insieme questo nostro percorso dei consigli fuori classe. Intanto, come state? Come stiamo? A che velocità andiamo? Avete visto la grafica? Ho sciolto il razzo. Spero veramente che rispecchi il vostro stato d'animo in questo momento. Come procede? Come va con la didattica a distanza? Tante domande, ma gli obiettivi del nostro incontro attraverso questo video sono principalmente due. Intanto darci degli aggiornamenti sulle proposte e proporvi una consultazione sulla didattica a distanza che Save the Children ci propone. E questo succederà da settembre in poi, perché mi sembra chiaro, insomma, che le nostre proposte per quest'anno scolastico non possono essere realizzate. Ci saranno da settembre in poi delle iniziative di back to school, cioè proprio di rientro a scuola. Il progetto fuori classe ripartirà regolarmente il prossimo anno scolastico. Adesso non sappiamo con che modalità, perché ancora il Ministero non si è espresso su come ripartirà la scuola, in che modo. Ma sicuramente tra settembre e dicembre, dopo che la dirigente scolastica avrà approvato ufficialmente le nostre proposte, potremmo procedere con la realizzazione, proprio come l'abbiamo pensata e progettata insieme. Insomma, noi ci siamo e vi aspettiamo per continuare il nostro lavoro insieme. Ma i ragazzi di quinta che faranno? Li perderemo? Speriamo proprio di no, perché intanto se si iscriveranno, se frequenteranno la scuola media presso l'IC Rosmini o comunque un'altra scuola fuori classe di Crotone, potremmo cercare di coinvolgerli anche da settembre in poi. Nelle giornate dedicate, quando appunto realizzeremo le proposte e i murales delle quattro stagioni. Prima vi parlavo di una consultazione. Ecco, è arrivato il vostro momento perché i grandi hanno bisogno di voi. Save the Children ci propone una consultazione per pianificare il futuro e le risposte sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo, ma soprattutto sulla didattica a distanza, su come poterla migliorare. E chi meglio di voi potrà darci dei suggerimenti? Proprio voi che siete i protagonisti della scuola. E perché il principio di partecipazione non dobbiamo mai dimenticarlo. Ecco perché io ho pensato a un brevissimo sondaggio e spero che voi ci darete una mano. Vi mostro brevemente, cosa ho pensato? Intanto con un Docs Google, con il link in sovraimpressione, ma che vi farò inoltrare dalla maestra Elisa per le vie più brevi, ho preparato circa 6 domande aperte, dove impiegherete non più di 10 minuti a rispondere. Quindi vi chiedo gentilmente di essere collaborativi nel dare delle risposte chiare e oneste, partecipando appunto a questo sondaggio. Dobbiamo però darci una scadenza ed è quella del 15 maggio, in modo tale che tutti i contributi raccolti a livello nazionale, perché Save non chiede soltanto a noi, ma a tutti i progetti fuori classe e non solo, anche altri programmi di Save the Children. Le proposte che arriveranno a Save verranno utilizzate come oggetto di campagne e di azioni per il futuro, ma soprattutto per il prossimo anno scolastico. Ecco le schermate che ho fotografato e ho messo qui per farvi vedere più o meno come in maniera semplice vi chiedo di dare la vostra opinione. È assolutamente anonimo il sondaggio, vi chiedo di descrivere in due parole come stiamo vivendo, come state vivendo questo periodo di emergenza. Come state vivendo la didattica a distanza, una cosa che più vi piace e una che meno vi piace del modo attuale di fare scuola, cosa più vi manca della scuola, della vostra scuola e come vorreste che ripartisse a settembre, dando, se possibile, delle proposte, dei suggerimenti al mondo della politica, quindi ai politici. Vi raccomando, bambini. Ragazzi, la vostra opinione è veramente, veramente fondamentale. Ora io vorrei salutarvi dicendovi grazie mille, grazie di vero cuore per la vostra collaborazione, per i bei momenti che abbiamo trascorso in presenza e anche quelli a distanza. Vi do un arrivederci al prossimo anno.
con un canto, che è il rap dei diritti dei bambini, che i ragazzi di quinta di qualche anno fa della scuola di Praia a Mare in provincia di Cosenza hanno realizzato con le proposte dei loro consigli. Ascoltate, così ricorderemo i nostri diritti. Ciao ragazzi, a presto! Vi raccomando, aspetto le vostre risposte. Ciao! I have the right to grow up happy. J'ai le droit de grandir heureux. Tengo el derecho de crecer feliz. Am dreptul de a crește fericit. Llamo e pravo radite. Le dei al haku sunt numui. Ecta shahoc, ecta lain anondito hoa. Voia cea quale tanta. Ich habe das Recht, glücklich aufzuwachsen. Ho il diritto di crescere felice. Ascoltami! Sì! Ma ascoltami davvero!